l'altro è stato sindaco per 10 anni a Rocca di Capelleone, quindi conosce bene quali sono le problematiche di questi comuni, quindi avere un assessore come lei che conosce, che ha vissuto l'esperienza di sindaco, penso che possa essere per me sicuramente un grande riferimento e un grande aiuto. Passo la parola, grazie. Grazie dottore, grazie per l'invito. Oggi per me è anche un piacere essere, sono figlia di questa terra, quindi sono a casa mia, assessore, e sono ben felice quando nel nostro territorio soprattutto si svolgono manifestazioni come queste. Il sindaco che saluto, così come tutte le autorità presenti, il presidente, il dirigente scolastico, con il quale stavamo poco fa scambiando due parole, abbiamo scoperto che le sue origini sono di Rocca di Capelleone, quindi stavamo facendo un po' di ricordi delle nostre famiglie, che poi sono stati molto amici, quindi un gran piacere. Quindi oggi dicevo, battute a parte, il sindaco parlava di comuni, di enti locali, che è una realtà un po' difficile e faticosa. Oggi invece siamo qui per un evento che è bellissimo e che, di cui possiamo essere tutti orgogliosi. Ne è orgogliosa la scuola, ne sono orgogliosi gli insegnanti, ne sono orgogliosi i genitori, ed è un vanto anche per tutto il territorio. Cioè, è la premiazione di ragazzi che hanno raggiunto un'eccellenza. Oggi parlo dalla scuola. Ecco, forma dei ragazzi, dà dell'inizio, quindi li aiuta nella crescita, che non è solo quella limitata alle nozioni, ma che è una crescita formativa. E che ci sono queste occasioni, credo che l'assessore Ragalla è sensibile, e penso che non potevamo avere un assessore migliore alla formazione, che bisogna dare qualcosa in più. E possiamo, come istituzioni siamo attenti. Io voglio complimentarmi, visto che Antonio Genovese ha scritto una fiaba che presenterà al Premio Strega. Noi gli auguriamo tutti i successi di questo mondo, ma già questo credo che sia il suo successo personale, cioè aver avuto questa grande capacità, questa grande intuizione, questa grande voglia. Dobbiamo aiutare, spingere questi ragazzi, ed è compito nostro, è compito appunto della scuola, delle istituzioni, mettere in campo tutte quelle iniziative che servono e che sono mirate a far sì che i nostri ragazzi, da giovani, io dico che bisogna cominciare dalle scuole elementari. La scuola media sono quelle due, le scuole elementari e le scuole medie, che danno la base della formazione e quell'imprimatura ai ragazzi, che poi fanno dentro di loro far nascere le vocazioni per la vita. Oggi è importante investire sulla formazione, è importante stimolare i giovani, soprattutto in questi eventi la premiazione è uno stimolo in più, è qualcosa in più, perché i nostri ragazzi si possono sentire motivati a dare il meglio di se stessi, ed è il compito che la scuola insieme al comune, perché diciamo che la scuola insieme alla famiglia e al comune, e io dico anche alla chiesa, rappresentano in una comunità, in una realtà, delle istituzioni che hanno un impegno importantissimo, che è quello della formazione e della crescita dei bambini, dei ragazzi, che sono poi le nuove leve che rappresentano e che rappresenteranno il futuro. E le nuove generazioni, appunto, dico, che rappresenteranno il futuro di queste comunità. E abbiamo questa grandissima responsabilità. Io credo che a Genova lo state svolgendo in maniera egregia, così come a Barcellona, e così come, ripeto, non solo qui, ma conosco bene le realtà territoriali di questa nostra provincia, che è un impegno serio delle scuole. E l'assessore Lagalla, insediatosi da pochi mesi, ma grande rettore universitario, sa bene e conosce bene il mondo della formazione, della scuola, dell'università, e quindi io credo che la sua presenza qui, non tanto la mia, perché la mia è una presenza del territorio ed è un dovere, io sono orgogliosa, ma la presenza di un assessore che viene qui non solo a testimoniare, ma a testimoniare l'impegno nei confronti, dico,
questo pezzo che nei confronti della scuola e l'attenzione nei confronti della scuola, perché qui abbiamo avuto problemi di dimensionamento, abbiamo che ha comportato anche, diciamo, lo spopolamento di alcune realtà montane, perché purtroppo in virtù di una razionalizzazione non sempre si è stato premiato il merito, e quindi sono scomparse proprio in virtù di questo dimensionamento, sono scomparse alcune scuole, e questo con grande dispiacere per alcune realtà. Quindi dobbiamo investire meglio sulla scuola, pur razionalizzando, ma con criterio, con oggettività, quindi l'offerta formativa, ma non penalizzando la formazione dei ragazzi. Quindi complimenti, e soprattutto complimenti a questi bambini che saranno partecipi. Anche Caprilione l'anno scorso, dico pure io con una punta di orgoglio, ha partecipato ai giochi matematici, e quindi complimenti a tutti voi, complimenti ad Antonio Genovesi, gli auguriamo il meglio, non solo ora ma nella vita, così come lo auguriamo a tutti i bambini, e grazie agli insegnanti e ai dirigenti scolastici per il lavoro importante che ogni giorno svolgono, perché lavorano con i ragazzi, e quindi la formazione dei nostri bambini è fondamentale. Grazie. Io soltanto passo la parola all'onorevole La Galla, che ringrazio ancora per la sua presenza. Come diceva l'onorevole Grasso, l'onorevole La Galla, oltre che essere assessore alla formazione, alla pubblica istruzione, penso che la sua esperienza di rettore possa essere sicuramente garanzia di grande capacità, che conosce il mondo della cultura in senso ampio, o meglio di qualsiasi altro, e quindi penso che il suo contributo per questa nostra terra possa essere determinante. A lei. Grazie Sindaco, grazie a tutti voi, un saluto affettuoso agli amministratori locali, ovviamente ai dirigenti scolastici del territorio, al corpo docente, alle famiglie, ma soprattutto a questi ragazzi che si sono cimentati in una sfida che oggi per certi versi può apparire retrodatata, ma che in realtà non lo è, perché la scoperta del libro e il piacere della lettura avvicinano certamente ai grandi temi della comunità, e comunque aiutano sinceramente e realmente a comprendere meglio i fenomeni della vita, tanto quelli positivi quanto quelli negativi, che ovviamente interessano e colpiscono tutti e ciascuno di noi che facciamo parte di quella grande storia dell'umanità nella quale inscriviamo il tassello e la tessera della nostra piccola storia. E anche questa, diciamo, è un'immagine che a me viene dalla lettura di un libro, che è la storia di Oriana Fallaci, un libro straordinario nel quale il valore della storia umana assume di per sé un significato, ma questo significato si trasforma e in qualche modo si decolora all'interno della grande storia dei movimenti della protesta, dei movimenti della violenza umana, dei movimenti della politica e delle sue conseguenze, spesso autoritarie evidentemente e negative per il popolo. E io oggi sono contento non solo perché ancora una volta riesco a essere in questo straordinario territorio in compagnia di tutti voi, in compagnia dell'amica e collega di governo Bernadette Grasso, con la quale si è instaurato uno straordinario rapporto di collaborazione che ci sta portando anche nel piano straordinario per gli interventi dell'edilizia scolastica, 270 milioni a favore dei comuni e degli ex liberi consorzi, ci sta portando a collaborare per definire insieme gli interventi della Cassa Depositi e Prestiti
in anticipazione alle spese di progettazione esecutiva che i comuni dovranno sostenere per poter poi redigere i piani esecutivi, i progetti esecutivi degli interventi programmati a valere sugli studi di fattibilità che ci dovranno fare avere entro il prossimo mese di giugno. E a questo proposito mi permetto di rivolgere ai sindaci un invito caloroso a utilizzare le risorse per la messa in sicurezza delle scuole, per l'ammodernamento delle stesse, per la riqualificazione dei servizi. Non è più accettabile che i nostri bambini in inverno debbano stare in classe col cappotto, non è più accettabile che si sia a rischio di crollo dei cornicioni o di mancata tenuta termica degli infissi. Dobbiamo in qualche modo essere solleciti a rendere la comunità scolastica una comunità esemplare sul piano non solo dell'azione, ma vorrei dire anche dei luoghi e dell'ambiente. Così come ringrazio l'amico onorevole Catalfano, parlamentare del gruppo di Fratelli d'Italia, al quale riconosco e ho avuto modo di apprezzare in questi mesi un profondo equilibrio e un grande interesse alla tutela non solo del proprio territorio, ma come dire del territorio regionale, che si è concretizzata in interventi anche in occasione della recente legge finanziaria, e sono molto, molto grato anche per il sostegno che l'onorevole Catalfano sta garantendo all'azione di governo. Dicevo e parlavo dei libri e della importanza, della bellezza del rapporto con i libri. Io questa mattina, venendo qui e dando un'occhiata, diciamo, alla agenda che poneva questo Book Festival di Gioiosa nel quadro delle azioni di questa giornata, ho pensato a un altro libro straordinario, che è stato un libro che io ho letto da molto giovane e che oggi è oggetto di una riedizione storica. Io appartengo ormai, diciamo, al preistocene superiore, ai secoli precedenti, quindi, diciamo, sono affidato a vincoli anche di lettura antica, ma oggi questo libro è stato riproposto ed è un libro degli anni 50 ed è un libro di Guido Piovene, Viaggio in Italia. E oggi devo dire, insieme al mio amico e maestro professore Elio Cardinale, che oggi ci onora della sua presenza, non vi racconto il curriculum, oggi è ancora vicepresidente del Consiglio Superiore della Sanità e quindi, diciamo, è un'autorità sanitaria che, diciamo, premia un curriculum accademico e professionale straordinario e di cui ho avuto il privilegio e l'onore di essere allievo e collaboratore. Devo dire che oggi pensavo, proprio leggendo questa locandina, a questo viaggio in Italia di Piovene, perché Piovene descrive i luoghi, ma in qualche modo ne coglie l'anima, il senso, la cifra, la dimensione. Un luogo non è nulla senza la percezione che se ne ha di quel luogo. Un luogo non è nulla senza l'apporto che i cittadini, la comunità, sanno determinare e produrre rispetto all'amabilità complessiva di questo stesso luogo. Un luogo non è nulla senza la creatività, senza il mistero, senza la passione, senza la luce e le ombre che la comunità riesce in qualche modo a connotare.